Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Sesta giornata, Sunday Cup, che vede affrontarsi Atletico Dante contro Real Dante. Atletico in maglia bianca, avversari maglia scura, giocatori che si mettono al centro del campo per il saluto. Ora giocatori che passano a salutarsi. Ora i due capitani al centro del campo per il tocco. Aria. Giocatori hanno deciso il pallone e il campo. Ora chiudiamo il collegamento tra un po', inizio del primo tempo. Un saluto da Boateng. Primo tempo tra Atletico Dante e Real Dante. Ora sul punto di battuta il capitano Murra per l'Atletico. Vediamo la battuta di questo calcio di punizione. Il tiro, la palla Danilo di poco Murra, fuori. Palla deviata, se no... Calcio d'angolo. Ad aggiornarci il risultato di questo match sarà l'inviato Michele Ciotola. Vai Michele. Siamo sullo 0-0. Formazioni, vedo due formazioni ampiamente rimaneggiate. Non sì, ci sono tutti gli effettivi di Real Dante e di Atletico. Vedo tantissime facce nuove. Adesso è anche difficile visto le magliette. Attenzione, adesso questa. Ci provano il Real Dante, attenzione, in attacco il tiro! E la rete! La rete del Real Dante. Real dovrebbe essere Porcello. Porcello? Sì. Autore del gol dell'1-0, Real Dante ai danni dell'Atletico. Primo gol del match. Veramente squadre completamente, diciamo, nuove in mezzo al campo, tanti nuovi innesti presi dalla primavera. Squadre che si affrontano in questo bel match. Forse se c'erano tutti i titolari sarebbe stato tutto un altro match, magari molto più molto spettacolare. Molto più sentito, soprattutto delle squadre. Ancora Porcello. Possesso di palla. Ancora. La palla filtrante verso il nulla. Portiere dell'Atletico conquista palla e passa al proprio compagno. Ancora il tiro di Porcello. Cerca di sorprendere l'estremo difensore. Nulla di fatto. Andiamo ancora. Real che si chiude bene, prova a ripartire a palla a piede. Ancora il tiro di Tammaro. Prova a sorprendere l'estremo difensore Atletico Dante. Turitto. La palla al centro ancora. Giocata in un fazzolettino. Calcio di punizione per l'Atletico. Calcio di punizione battuto, la palla lì davanti per il numero 24 che di testa l'appoggia all'estremo difensore Real Dante. Ranavolo, diciamo forse l'unico superstite del Real Dante, come dall'altro lato capitano Murra. Real Dante ci sono anche Tammaro, c'è anche Porcello, che quest'anno però hanno fatto pochissime presenze. Sì, comunque mancano tanti giocatori. Adesso calcio d'angolo per l'Atletico. La palla al centro, attenzione Murra, ci ha provato Ranavolo. Tutto bene, il portiere 101. Prova il contropiede. Perde palla. Real Dante, ma fermato. Palla lunga a servire Ranavolo. L'aggancio splendido, il sombrero ancora Ranavolo. Cicca il pallone al momento del tiro, fa tutto bene, tutto elegante, tutto splendido, spettacolare le sue giocate. Al momento della conclusione è venuto meno. Sfortunato, ci prova ancora Porcello, la palla a terra, aggancio, il tiro!
palla sull'esterno della rete, nulla di fatto. Ancora 1-0, ma possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda questo match tra Atletico e Real. Dante, un saluto da Michele e da Boateng. Secondo tempo, ragazzi, tra Real Dante e Atletico Dante, con il risultato che vede in vantaggio il Real di 3-1 ai danni dell'Atletico. Partita molto bella. Ancora ci provano giocatori dell'Atletico ad affacciarsi lì davanti. Murra Danilo fermato da Ranavolo, capitano Real Dante quest'oggi. Ricordiamo, squadre completamente nuove. Tammaro prova ad arrivare su questo lancio lungo, la palla nelle mani dell'estremo difensore che lancia lungo il proprio compagno lì davanti, che non riesce ad arrivare sulla sfera. Palla in rimessa laterale per l'Atletico con Murra Danilo. La palla al centro, ha provato a calciare l'estremo difensore, non si fa sorprendere. Ancora vediamo Ranavolo in serpentina, ha provato a guadagnare metri. Calcio di punizione per Real. Sul punto di battuta, punto di battuta Porcello. Porcello sul punto di battuta proverà con il mancino. Barriera dell'Atletico che si piazza. Il sinistro, Sbilenko totalmente fuori. Dallo specchio della porta. Fallo laterale per l'Atletico. Anzi no, calcio di punizione ha fischiato l'arbitro. Buono cuore. Murra Danilo. Murra Danilo sul punto di battuta. Partita non, diciamo, non particolarmente sentita. Tavolo. Avanza ora il Real, possesso di palla con Porcello. Porcello che si gira col sinistro, prova a metterla al centro per Tammaro. Palla troppo lunga. Rimessa al fondo. Ancora provato Danilo. Murra a lottare, riesce a recuperare la palla, ancora per guadagnare, fallo. Calcio di punizione per l'Atletico, poi chiuderemo il collegamento di questo secondo tempo. Una grande occasione per riaprire il match. Danilo Murra, autore del gol dell'Atletico, può firmare la sua doppietta e rimettere in corsa i suoi compagni. Vediamo, è una sorta di calcio di rigore un po' più deficiente. Attenzione, il tiro! La palla che passa sotto le gambe del portiere, ma i difensori hanno liberato Ratammaro in contropiede. Prova a calciare! La palla che esce di poco al lato. Occasione ghiotta. Deviata dall'estremo difensore Atletico. Ora vediamo questo calcio d'angolo e poi chiuderemo il collegamento. Calcio d'angolo battuto, la palla al centro, completamente Sbilenko. Pallone, prova Murra Danilo che si allunga troppo il pallone, ma possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda questo secondo tempo tra Atletico Dante e Real Dante, ricordando il risultato di 3-1 per Real Dante. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.